È stato un luogo simbolico e suggestivo come il Colle dell'Is, teatro di un efferato eccidio partigiano, a ospitare l'anteprima della 7ª edizione di Voci dei Luoghi 2013, che ha preso avvio domenica 7 luglio nella località alpina a cavallo tra le Valli Susa e Lanzo. Il vicepresidente Roberto Placido ha portato il saluto del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, organizzatore dell'evento, seguito da Antonio Ferrentino, intervenuto a nome del Consiglio provinciale di Torino. Ha esordito la compagnia 3001 con lo spettacolo La ragazza partigiana e seguita l'esibizione della compagnia Tecnè con lo spettacolo Omissis. L'Assemblea Teatro ha presentato uno spezzone dello spettacolo L'inafferrabile. Ha concluso l'Accademia dei Folli con Io sono partigiana. Renzo Sicco di Assemblea Teatro, gli chiediamo qual è il significato di questa presentazione di Voci dei Luoghi in un posto così suggestivo e significativo per la storia della Resistenza come il Colle dell'Is. Ma intanto l'importanza di questa presentazione è che siamo alla 7ª edizione, quindi una storia che va avanti nel tempo e che afferma anche un'idea, questa idea di parlare di resistenza in una fase dell'anno, quella dedicata mediamente alle vacanze. Noi da 7 anni portiamo in giro un pensiero che è quello del ricordo, il ricordo nei luoghi dove i fatti di resistenza sono avvenuti, che molte volte sono luoghi appunto di montagna. Colle dell'Is evidentemente è uno di questi luoghi, noi ne abbiamo conosciuti anche di molto meno significativi, luoghi magari dimenticati nella geografia dei percorsi dei cittadini piemontesi. Ecco, sono tutti luoghi che però sono carichi e densi di una storia che poi è la ragione della nostra libertà.